Wildboys, welcome back. Mi sono assentato per qualche giorno, sono stato anch'io al mare, come ci suggerisce questa immagine presa da uno screensaver di Brave. Ogni tanto ci vuole, bisogna staccare. E ora sono tornato, quindi diamo un'occhiata alla situazione di mercato, soprattutto partendo dal prezzo di Ethereum. Possiamo vedere una cosa interessante. Nell'ultimo anno il prezzo è rimasto pressoché identico, il prezzo di oggi praticamente lo stesso rispetto a quello di un anno fa. Questo cosa ci fa, che considerazioni ci porta a fare? Praticamente le condizioni attuali del mercato, come abbiamo visto, sono quelle di lateralità. E non è previsto, diciamo, a breve un evento particolare che possa far cambiare i corsi degli eventi di mercato. Certo, nessuno sa quello che può succedere, però molto probabilmente ancora per qualche mese andrà avanti con questa situazione di lateralità. Inoltre, ci sono pochi volumi. Poco volume vuol dire in generale poca redditività, poca possibilità di ottenere dei buoni rendimenti nella DeFi, e quando ci sono lateralità, pochi volumi e pochi rendimenti, aumentano anche i rischi di scam, nuovi progetti che escono e con l'obiettivo solo di rubare soldi agli utenti. Perciò, come possiamo tutelarci noi, che strategia possiamo fare? La migliore strategia attuale è quella di, in questa situazione di lateralità e pochi volumi, di unire, per esempio, una moneta forte come può essere Ethereum con una stable coin, scegliendo chiaramente dei DEX che affidabili, quindi ci possono permettere una certa tranquillità, un basso rischio. Certo, un rischio c'è sempre, ma un rischio abbastanza basso. E comunque andiamo a vedere anche le possibilità che, nonostante tranquillità e basso rischio, ci possono fornire anche un buon rendimento. Come possiamo monitorare queste possibilità? Innanzitutto, so già qualcuno di voi dirà: sì, però andiamo incontro all'impermanent loss. Ancora una volta, per sfatare un po' il mito dell'impermanent loss, se andiamo a fornire la liquidità con Ethereum, che attualmente vale circa 1600 dollari, con una stablecoin che vale un dollaro, e poniamo, per esempio, tra un anno Ethereum varrà il doppio, quindi 3200 dollari, stablecoin varrà ancora un dollaro. L'impermanent loss, vedete che è del circa il 5,5%, quindi stiamo parlando di un impermanent loss molto contenuta, nonostante, diciamo, Ethereum dovesse praticamente aumentare del 100%. Come si possono andare a scovare queste opportunità? Andiamo un attimo a imparare a muoverci su DeFi Llama e Token Terminal, poi due portali di riferimento. Innanzitutto sul sito di DeFi Llama dovete andare alla sezione categorie e poi cliccare su DEX. Qui ci troviamo appunto alla sezione DEX di DeFi Llama, e che cosa dobbiamo vedere? Innanzitutto qui sono elencate in ordine per Total Value Locked, ma noi quello che ci interessa è, adesso per esempio entro dentro su Uniswap, che è il primo come Total Value Locked. Noi dobbiamo selezionare, oltre al Total Value Locked, la sezione delle fee, cioè delle commissioni, e anche quella degli eventi, perché eventi ci serve per vedere se ci sono stati degli hack, per esempio, quindi se il protocollo è di fiducia e viene riportato alla sezione eventi. Mentre fee è in questo caso marcato in verde, mentre Total Value Locked in rosa. Praticamente vediamo quante sono le commissioni che si guadagnano a fornire liquidità in rapporto con il Total Value Locked. Maggiore la curva verde
diciamo, il grafico verde sale, è vicino rispetto al grafico rosa, e maggiore sarà l'incentivo per noi ad entrare in questo DEX, perché vorrà dire che le commissioni che vengono redistribuite a chi fornisce liquidità sono alte con rapporto appunto al total value locked, quindi maggiore invece questo gap, meno sarà interessante. Questo era il grafico di Uniswap. Andiamo a vedere per esempio PancakeSwap, anche qui abbiamo selezionato total value locked e fee, e vediamo che un pochettino il gap si riduce, ma è ancora un gap importante. Qui ci troviamo alla pagina di Kyberswap e vediamo come già invece le commissioni, le fee sono molto più alte, sono a livello del total value locked, quindi diventa già molto più interessante entrare e depositare la liquidità su questo exchange. Vediamo anche che c'è stato un evento ad inizio aprile, il team di Kyber aveva identificato una vulnerabilità. È comunque un exchange presente già dal 2021, ha una certa storia e quindi anche una affidabilità. Ora, abbiniamo questi dati che abbiamo appena visto con quelli di Token Terminal. Alla sezione Token Terminal, a noi ci interessa andare nel menu, sulla parte di Market Sector e poi cercare gli exchange. Quindi ci spostiamo più in basso nella pagina dove ci sono i dati nella data table. Questi sono i dati che a noi interessano per andare ad analizzare i vari exchange. Clicchiamo sulla penna che c'è qui in alto a destra e in automatico per default ci vengono dati alcuni settaggi che però a noi non interessano, andiamo a cancellare tutti e andiamo poi invece a selezionarne due in particolare che ci interessa monitorare per valutare gli exchange, e sono nello specifico le commissioni. Commissioni possiamo scegliere per esempio negli ultimi 7 giorni o nell'ultimo mese per avere un dato più storico. E allo stesso tempo quello che ci interessano sono gli incentivi del token, anche qui negli ultimi 30 giorni, perché fornendo la liquidità si riceverà sia le commissioni le fee per appunto aver fornito la liquidità, ma anche incentivi nel token stesso. Poi li ordiniamo qui, diciamo sort descending, e vediamo quali sono i DEX che offrono più incentivi nei propri token. Vediamo per esempio PancakeSwap, che abbiamo visto anche che è tra le prime posizioni, molto affidabile. Abbiamo visto anche che offre anche delle buone fee, che abbiamo visto prima. Non a livello di Kyberswap è un pochettino più in basso, anche se è tra i primi a livello, per esempio, di incentivo, delle ricompense che offre come incentivo nei token. Quindi possiamo dire che se dovessimo selezionare due exchange che offrono buoni rendimenti, combinato tra incentivi del token e commissioni, e sono anche affidabili, in questo momento tra i due migliori ci sono PancakeSwap e Kyber, ma anche altri come Balancer su Uniswap possono essere sicuramente presi in considerazione. Ora, per sintetizzare, ho preso soltanto in considerazione PancakeSwap e Kyber. Come detto, andiamo a guardare la moneta Ethereum con delle stablecoin. Pancake è presente su varie blockchain, vedete. In questo momento, lo fate passare un pochettino in rassegna tutte quante, i migliori rendimenti, anche perché appena uscita, hanno appena aggiunto la blockchain di Base su Pancake, vedete che Ethereum come moneta stabile offrono 70% di rendimento solo come fee, come commissioni, e a queste poi dovete aggiungere ancora altre
30-40% che viene fornito come ricompensa, come incentivo del token. Questo per quanto riguarda Pancake, ma questo può cambiare poi giornalmente, va un po' monitorata la situazione anche sulla blockchain di Linea, offrono dei buoni rendimenti subito dopo Base perché è appena uscito, mentre per quanto riguarda Kyber non c'è, attualmente sono ho collegato il wallet a Base e non ci sono farm su Base, ma probabilmente a presto le introdurranno. Quindi da tenere monitorato, mentre l'altra blockchain che attualmente offre i migliori rendimenti su Kyber, dando un pochettino un'occhiata, ora sto collegando il mio wallet per farvi vedere attualmente come sono i rendimenti, è quella di Linea. Attualmente offre circa un 30% di ricompense per quanto riguarda l'incentivo del token e anche un 30-40% sul farming. Quindi praticamente Base, ora ecco che faccio switch su Linea, e quindi Base e Linea sono le due blockchain che offrono i migliori rendimenti sia per quanto riguarda Kyber Swap, che vedete USDC Ethereum 33%, questo come solo APR per il farming, poi dovete aggiungere un altro circa 30% come incentivo per il token. Ecco, questo è in sintesi la strategia attualmente da applicare se volete sfruttare questo momento di lateralità che c'è sul mercato. Combinando una strategia tranquilla, basso rischio, buon rendimento, mettendo insieme Ethereum con una stablecoin, visto che appunto siamo in una situazione di lateralità con poco volume, poca redditività e ci sono tanti hack e scam in giro.